parlarle. Siamo alla fine di questi importanti premi, riconoscimenti Confassociazioni Awards, in occasione di questi 10 anni incredibili di questo grande lavoro di Confassociazioni, e siamo in un palazzo non qualunque, palazzo della grande bellezza. Abbiamo la colonna aureliana meravigliosa alle nostre spalle, Palmiro One Man Show, che ormai dopo Fiorello va per la maggiore, insomma, presenterà il Festival di Sanremo, credo. È un augurio. Che ha presentato proprio questi awards. Tante le personalità importanti, c'è stato Salvini, Maria Elena Boschi, insomma, importanti. Palmiro, una considerazione finale da te. Una considerazione finale è che comunque rappresentare Confassociazioni, per quel che mi riguarda l'aspetto turismo, viaggi e food and beverage, per me è un grande privilegio, un grande onore. Naturalmente questa trasversalità all'interno di Confassociazioni, che per certi versi è anche un mondo e è dei settori merceologici nuovi, e quindi è una nuova esperienza. Però siccome a noi piace sempre imparare, quindi oggi è stata per me un'esperienza, ho imparato delle cose nuove e sicuramente ho avuto anche l'onore e il privilegio di premiare degli amici, dei colleghi, dei grandi professionisti. Naturalmente avere anche la consegna, la copertina di Free Time Luxury Lifestyle, la tua costiera dietro, costiera, il cilese che mi riempie di gioia e di orgoglio. Ma la cosa più importante è l'amicizia, avere tanti amici, fare anche del sociale, stare qui insieme con tutti gli amici di sempre, ma anche amici nuovi, a me mi riempie di gioia, mi fa stare bene e delle volte mi fa sentire anche un po' importante. Quindi viva il turismo, viva l'Italia e naturalmente viva Confassociazioni Awards. Vero, viva, applausi! Guarda, c'è poco da dire, basta vedere in che contesto di amici, amici con la A maiuscola, ci troviamo, e già la dice lunga. E le associazioni fanno questo, creano gruppi, creano amicizie, si cresce insieme, non solo professionalmente ma soprattutto umanamente. Sicuramente è una serata importante, una serata dove si festeggia un traguardo importante, sia per le Confassociazioni che, insomma, noi che rappresentiamo il mondo del turismo, specialmente qua a Roma, il nostro gruppo Omnia, devo dire che stiamo cavalcando un momento felice del turismo, dell'Italia in generale, quindi un ottimo trend, esatto, che possa continuare, ce lo auguriamo tutti. È un momento di cambiamenti, di grossi cambiamenti epocali. Stiamo portando alla fine un progetto iniziato nel 2017. Con l'acquisto dell'hotel Shangri-La abbiamo fatto prima il primo ampliamento, adesso a brevissimo apriremo un centro congressi per circa 800 posti e poi c'è qualcosa anche sulla risposta, forse, però non sveliamo adesso. C'è la digitalizzazione, l'ha detto Blasner. In anteprima, ecco, l'apertura del centro congressi, che verrà presentato sicuramente subito dopo l'estate. Stiamo facendo i salti mortali probabilmente per inaugurarlo prima delle ferie estive. Un gran bel progetto, e se ne parlerà, ecco, diciamo questo per non spoilare. Speriamo di esserci, lo racconteremo su MHR The Voice of Hospitality. Dovete esserci.